38 storie di donne che raccontano la violenza subita e soprattutto il coraggio di chi ha voluto abbattere il muro del silenzio sono raccolte in un instant book di 117 pagine dal titolo Il rumore delle parole, a cura di Daniela Rossi e presentato questa mattina dal senatore questore dell'UDC Antonio De Poli. Vediamo il servizio di Francesca Cosentino. A Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio, ma anche alle tante altre donne che subiscono violenze quotidiane, è dedicato questo instant book, Il rumore delle parole, curato da Daniela Rossi, su iniziativa delle associazioni Cantiere delle Donne e Riviera Donne di Padova, presentato a Roma in Senato. Crediamo che si debba spezzare questo silenzio, fare rumore con le parole, per cambiare lo stato delle cose, cioè solo partendo da uno stato di fatto, purtroppo da una violenza quotidiana, si può lavorare in rete, persone, associazioni, istituzioni per appunto risolvere in qualche modo questa violenza quotidiana. 38 donne raccontano come hanno affrontato le violenze subite, il coraggio di denunciarle, riuscendo a liberarsi dai loro molestatori. Per tanta parte incide, è stato detto, il fattore prevenzione. Intervenire prima di subito, molto spesso si sentono delle indicazioni che hanno a che fare con il primo schiaffo. Il primo schiaffo è già una manifestazione concreta dell'avvio di un ciclo della violenza che comporta poi la necessità di agire penalmente con il codice rosso. Al di là delle leggi di contrasto e dell'azione della magistratura, occorre però, è stato detto, insistere sul piano culturale con un insegnamento al rispetto delle donne. Credo che dobbiamo lavorare sulla cultura, sulla società, sulle persone all'interno delle nostre famiglie, far conoscere i nostri figli, a ognuno di noi cosa significa poter combattere questa grave situazione che ancora in Italia e nel mondo c'è.